Cari amici, cari amiche di Televisione La Tenda TV e di Radio Palazzo Carli, buona giornata. Oggi la liturgia ci presenta la festa dei santi apostoli Filippo e Giacomo. Filippo è originario di Betsaida. La sua presenza è segnalata più volte nei Vangeli, lo sentiremo anche nel testo che proclameremo quest'oggi. È lui, come sentiamo, che chiederà: mostraci il Padre e ci basta. Giacomo invece è il figlio di Alfeo, gode di molta autorevolezza all'interno della prima comunità cristiana di Gerusalemme e sarà il primo degli apostoli a donare la vita. Prepariamoci ad accogliere il Vangelo di quest'oggi con la preghiera allo Spirito Santo. O Dio, che hai promesso di stabilire la tua dimora in quanti ascoltano la tua parola e la mettono in pratica, manda il tuo Spirito perché richiami al nostro cuore tutto quello che il Cristo ha fatto e insegnato e ci renda capaci di amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amati. Amen. Il Vangelo, appunto, come dicevo, ci presenta oggi Filippo che chiede apertamente a Gesù di poter vedere il Padre. Siamo nel Vangelo di Giovanni, sempre al capitolo 14, versetti 6-14. Ascoltiamo il testo. In quel tempo disse Gesù a Tommaso: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: Da tanto tempo sono con voi e tu? Non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me. Io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Questo episodio appartiene a un momento particolare. Siamo nel contesto dell'ultima cena. Gesù si manifesta ora pienamente ai suoi, pienamente se stesso. Ma quanta fatica a comprendere fanno anche gli apostoli, anche coloro che hanno vissuto insieme con lui, almeno per 3 anni, hanno visto tutto quello che Gesù ha compiuto, ha fatto, ha detto. Ma sappiamo ci vorrà il dono della risurrezione e soprattutto il dono dello Spirito perché anche gli apostoli possano comprendere pienamente e profondamente chi è Gesù. Lui naturalmente esprime con autorevolezza in questo testo evangelico che è la via, è la verità, è la vita, cioè è la strada attraverso la quale solo noi possiamo arrivare al Padre. È solo lui la via autentica, vera, che il Padre ci dona. Ma il buon Filippo, con lui naturalmente tutti gli altri, non riesce a capire
cosa sta in fondo dicendo il Signore. E dice chiaramente: senti, mostraci il Padre, ci basta. Come dire, sì, d'accordo, tanti bei discorsi, tante belle cose che ci stai dicendo, cui facciamo fatica a capire, però mostraci il Padre, questo ci basta. Risuonano dentro di me anche le parole di Mosè quando sul monte dice a Dio: voglio vedere il tuo volto. Naturalmente è il desiderio nascosto di tutti noi, quello di vedere il volto di Dio, ma il volto di Dio non è possibile vederlo direttamente. Noi lo possiamo vedere e contemplare solo attraverso Gesù. Io sono nel Padre, il Padre in me, voi non lo credete. Da tanto tempo, Filippo, io sono con te e ancora non mi conosci. Non sei riuscito a capire che c'è una stretta unità e che Dio non può essere visto se non attraverso di me. Queste sono praticamente le parole di Gesù. Da tanto tempo sono con voi e tu, Filippo, ancora non mi hai conosciuto. È un dolce rimprovero che Gesù fa a Filippo, ma è un dolce rimprovero che probabilmente, anzi, senza probabilmente, fa a me, ma fa anche a te, fa a ciascuno. Da tanto tempo, magari sono con te e non mi conosci ancora profondamente, perché ti fai un'immagine, mi faccio un'immagine di Dio, di Gesù Cristo, diversa di quella del Vangelo. Un'immagine che piace a me, che mi soddisfa. Ma Gesù è tutt'altro, Gesù è il figlio di Dio, Gesù è colui, come abbiamo visto anche nei giorni precedenti, che come buon pastore dà la vita, è un progetto di amore di Dio profondamente. Tante volte ascolto il Vangelo, partecipo all'Eucaristia. E ancora forse non conosco profondamente il Signore, proprio perché sono chiuso in me stesso, perché vorrei un Dio a mia immagine e somiglianza. Certo, il volto di Dio possiamo conoscerlo soltanto guardando Gesù, ascoltando la sua parola, facendoci imitatori di Lui, di Gesù. E questo volto di Dio, sì, lo contempliamo nella preghiera, nel rito, ma anche, come direbbe proprio San Giacomo nella sua lettera, che non possiamo avere una fede solo di teoria, ma una fede fatta di opere, nell'incontro con il fratello, con il povero, con colui che ha bisogno. Saper contemplare il volto di Dio, il volto di Gesù, anche e soprattutto proprio in queste persone, perché sono anch'essi figli di Dio, nostri fratelli. Non puoi dire, come direbbe San Giovanni sempre, amare Dio che non vedi se non ami il fratello che vedi. Quindi per contemplare il volto di Dio, il volto di Dio Padre, siamo chiamati a contemplare il volto dei nostri fratelli, cominciando da quelli che ci stanno accanto, da quelli che hanno bisogno del nostro amore, del nostro affetto. Ecco allora, in questo modo potremo vedere anche noi il Padre nella nostra quotidianità. Mostraci il Padre, ci basta. Da tanto tempo, mi dice Gesù, sono con te. Cerca di capire che mi puoi incontrare nella mia parola, nei sacramenti, ma puoi vedere e incontrare il mio volto e il volto del Padre nei fratelli che ti circondano. Cerchiamo questo sguardo nei fratelli di oggi e nelle sorelle di oggi. Accogliamo la benedizione del Signore. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene e arrivederci a domani.